Il Barboncino Toy è una razza di cane derivata dalla razza Barbone. La sua origine, infatti, deriva dalla necessità di ridurre le dimensioni del Barbone. L'incrocio è stato sviluppato partendo dall'utilizzo di un Barbone nano. Differiscono dalle origini anche le mansioni: è nato come animale da lavoro e si è trasformato inevitabilmente in un cane da compagnia. Questa caratteristica può essere ritrovata anche nel Barbone di taglia grande. Entrambe le razze, infatti, soffrono la solitudine. Le particolarità del carattere del Barboncino Toy sono relative soprattutto alla convivenza in ambiente casalingo. È un animale piuttosto emotivo, che tende a mal sopportare ambienti troppo rumorosi. Questo cane può però rappresentare un buon compromesso per padroni inesperti. Secondo lo standard di razza ENCI, sono di particolare attrattiva il Barboncino Toy albicocca e quello marrone. Sono caratteristiche che si accompagnano alle ridotte dimensioni dell'animale, che è un corpo relativamente proporzionato, dal dorso piatto e con costole ben cerchiate. La razza Barboncino Toy ha bisogno di attenzioni per quel che riguarda la cura del mantello delicato. Questo può presentarsi come doppio colore o uniforme. Oltre al già citato Barboncino Toy albicocca e quello marrone, è molto comune la tonalità di bianco e di nero dal mantello uniforme. Il Barboncino Toy ha una perdita minima di pelo, ma non è possibile ignorare la periodica toilettatura, che rimane economica, date le sue dimensioni. Il Barboncino Toy ha un peso medio tra i 4 e gli 8 kg, e una longevità media tra i 12 e i 17 anni.